Lorenzo, magari andremo a vedere un attimo in tema oggettivo cosa sta succedendo. Per ora lascerei parola a Edo in attimo capire cos'è Luna, cos'è tutto Luna, cos'è Terra, cos'è tutto il Bello, protocollo. allora innanzitutto cercherò di spiegarle molto brevemente, ma comunque credo che YouTube sia pieno di video esplificativi e di veramente alta qualità, quindi se poi non avete capito qualcosa o volete approfondire, c'è anche quello strumento. Allora, Luna è UST, è una stablecoin algoritmica che cerca di tenere il peg con il dollaro, quindi è un dollaro. Cosa che ultimamente non ha fatto molto bene, però adesso andiamo a vedere le dinamiche che hanno portato a questo depeg importantissimo, che ora Luna, scusate, UST sta a esattamente 0,98 centesimi, quindi direi un depeg importante, soprattutto perché per chi ha delle cifre notevoli. Allora, diciamo che l'algoritmo alla base è in sostanza una sorta di arbitraggio, ovvero dove Luna viene utilizzata non come collaterale, ma bensì come asset che cerca di assorbire la volatilità della stablecoin, ovvero qualora UST viene prezzato dagli oracoli a un prezzo superiore ad un dollaro, c'è la convenienza a ottenere di Luna, perché appunto un dollaro di Luna viene prezzato più di un dollaro, sostanzialmente più di un UST. E in caso contrario, se il prezzo scende sotto una determinata soglia, cioè quella del dollaro, c'è la convenienza a comprare UST e di conseguenza burnare i Luna e diminuire la supply. Quindi Parlo di c'è un diminuire incentivo. ed... Sì, scusami, Quindi fino a c'è. concludo, poi mi fai la domanda. E appunto ho parlato di aumentare o diminuire la supply, perché appunto questa contrazione, questa dilatazione di supply permette a livello di mercato di mantenere, grazie all'asset Luna, la stabilità intorno al dollaro di UST. Dimmi, Will. Quindi praticamente c'è l'incentivo di vendere Luna quando il prezzo di UST, per UST, quando il prezzo di UST va ad essere maggiore Superiore, sì. rispetto a quello del dollaro, e viceversa va a incentivare le persone a comprare Luna quando il prezzo del dollaro è inferiore, giusto? Sostanzialmente poi ci sono delle altre dinamiche di mercato che poi la Luna Foundation attua a fini di portare liquidità, quindi di aggiungere liquidità sul protocollo, però in sostanza sì, questo è il ragionamento alla base. E, sfortunatamente, in situazioni come questa, vengono un po' a sorgere i problemi con questo tipo di peg, perché poi il prezzo di Luna è direttamente, diciamo, correlato al demand per UST. Se tu immaginati una situazione dove appunto, come in questo caso, il prezzo di Luna va a depegarsi notevolmente dal dollaro, in teoria ci dovrebbe essere un incentivo a comprarlo, perché appunto stiamo a 98 centesimi, però a causa di paure di mercato e di appunto questa offerta continua per uscire da posizioni, per esempio Anchor Protocol, non permette alla stablecoin di risalire a questo prezzo ideale, Cioè,
Penso che se il protocollo di per sé è un sacco interessante, poi comunque su Luna sono stati costruiti, come dicevi te, vari protocolli, mi viene in mente Anchor, che comunque ha avuto anche lui un po' di problemi, o Mirror, Sì. quindi di per sé l'ecosistema è bello sviluppato. Sì, naturalmente. Basti pensare che, per esempio, l'adozione di VST è aumentata drasticamente negli anni, negli anni, scusate, nei mesi, e manca veramente poco che con market cap superi quella effettivamente di Luna. Cioè, mancano pochi milioni, forse l'aveva già Infatti, superato qualche ora fa. se non mi sbaglio, è tipo la quarta stablecoin per capitalizzazione UST. Sì, lo dicevano anche in chat. Sì. Sì. Eh sì, ero io in chat. Ah, l'hai scritto te, ok. Che bella. Adesso la terza, ha superato Binance USD, per dirti. Cioè, è È stata incredibile interessante l'adozione. l'indicizzazione, questa qua tua, ma sostanzialmente il depegging che c'è stato, che abbiamo visto appunto in questi giorni, è dovuto a un singolo player, no? Che insomma c'è stata Allora, una sì, grandissima uscita. diciamo che sono stati, sì, allora, un singolo player ha iniziato questa cascata poi di liquidazioni, però in sostanza il problema è che affinché si possa riportare il livello della stable a un dollaro, bisogna avere scusate, un volume di swap on-chain, diciamo, che sia abbastanza elevato da assorbire questa offerta. E il problema principale del depeg, cioè perché è avvenuto, è che on-chain il massimo volume tradabile, cioè swappabile, è 20 milioni al giorno. E questo andava bene finché c'era un volume scambiato anche off-chain, che è una cosa importantissima, relativamente basso. Ma adesso che scambiamo milioni, cioè, basti pensare che appunto UST sono 18 miliardi e mezzo di circolazione, non è più abbastanza. E quindi quando ci sono questi massive selling, mi pare sia intorno ai 320 milioni soltanto da un single player, Tipo io 200-290, una cosa del genere, ho letto tra $3,20 Binance. da una persona sola, e poi ci sono altre entità che comunque, come posso Sì, essere comunque io, che da vendo Curve, 100. Binance, quindi sia on che off chain, ci sono stati questi tipi di... Oddio, il nostro architetto è scomparso, ragazzi, non preoccupatevi, che adesso No, lo la web, mettiamo. mi scherzi. Comunque il problema è che ci sono questo cap di 20 milioni, capito? Quindi cioè, quando c'è tanto volume in sell, non riesce ad assorbire e quindi continua a scendere quel prezzo. E infatti c'è un proposal sul Terra Station, che è il proposal 90, che è già passato praticamente perché ha superato la soglia del minimo e ha il 100% di sì. Di voti a favore, e il voto mi pare finisca fra un mese circa, appunto di aumentare questo cap di 20 milioni per lo swapping on chain, perché poi succedono eventi come oggi che il mercato scende, c'è cioè questo FUD sul depeg e non riesce a stare dietro. Però io credo che sia anche una buona opportunità per chi è dentro il settore, capisce come funziona e è a conoscenza di questi meccanismi. Credo che sia, nessun consiglio finanziario ovviamente, no, credo che No, sia certo. una buona occasione per fare arbitraggio, francamente. Parte degli scambi di UST avvengono in Corea del Sud come in tutta Asia, è una di quelle stablecoin che effettivamente è stata adottata anche dalla massa, se non mi sbaglio, in Sud Corea è possibile pagare i taxi, è possibile pagare diversi ristoranti, è un ecosistema molto sviluppato quello di Luna ed è forse anche da lì che ne deriva il fatto che sia diventato in così poco tempo. Perché relativamente è una criptovaluta di terza generazione, una criptovaluta giovane. Eppure in relativamente poco tempo è diventata una tra le più grandi, anzi, addirittura in fase di bear market, Luna ha tenuto il prezzo molto bene. Sì, che Cioè, mi permetto di dire. io non sono un trader, voglio fare questa considerazione appunto per chi avesse voluto magari speculare. Fino a settimana scorsa,
Luna forse era l'unica cripto che era sopra la media a 200 periodi. Tutte le altre cripto tendenzialmente erano sotto nelle prime 15. E quindi, a mio parere, ora che guardo un po' indietro, dico sinceramente, sarebbe stato un indicatore per vendere. Non lo faccio, però comunque sulle analisi semplici tecniche di Cointelegraph si riescono appunto a fare magari queste valutazioni. Comunque io continuo a holdare. In più, comprai quel nuovo token dopo mesi, se non sbaglio dopo 2 mesi o uno, che era uscita la news che Luna doveva diventare deflazionario. Ovvero tu davi dentro i Luna per avere Terra e quei Luna venivano bruciati. Adesso non so esattamente se funziona così. Però appunto quella new mi aveva fatto comprare un altro Luna, accumularne un altro. Questa è la mia storia, diciamo, con Luna. Comunque molto interessante la considerazione sulla volatilità di Terra. Non Beh, so, voi? interessante sicuramente quello che dicevi rispetto a poco tempo fa. Infatti abbiamo visto che Luna ha registrato il suo all-time high, appunto poche settimane fa, in seguito alla notizia che avevano diciamo, introdotto nella propria treasury delle riserve in Bitcoin. Infatti, quella è stata una notizia che è piaciuta, ma da un certo punto di vista, magari a certi holder potrebbe essere piaciuta un po' meno, perché ci sono state diverse applicazioni che in precedenza avevano utilizzato Bitcoin come riserva, no? E un po' questo giochetto si è visto ripetersi. Quindi sarebbe interessante appunto avere una considerazione oggettiva di quello che è stato questo movimento. Quindi secondo me poi i ragazzi un po' più sul pezzo come Will e Lorenzo sanno sicuramente darci una visione un po' più oggettiva con un'analisi tecnica, perché io personalmente da detentore di Luna il fatto che Luna avesse implementato delle riserve in Bitcoin, mi ha fatto considerare il protocollo più stabile, visto che comunque Bitcoin lo diamo un po' come, cioè, è il primo asset in assoluto. Questa per me è stata una notizia positiva. Però dopo un paio di settimane abbiamo visto un po' come il depegging abbia destabilizzato totalmente questa serie di buone notizie. E quindi magari con un po' di Posso analisi dirti una tecnica. cosa? Scusami. Per esempio, no, che tu hai valutato la notizia in modo positivo. Ecco, per esempio, io l'ho valutato in modo negativo. Perché per me è sintomo di debolezza, francamente. Quando Infatti tu è una cosa che potrebbe aver, come dire, diviso. esatto, diviso un po' la community, no? E questo lo rivediamo in questi giorni con Sì, tutte sì, queste sì, sì. cose. Soprattutto chi ha un interesse veramente grande, come vediamo questi qua che sono usciti con 280-320 milioni di dollari l'una, cioè sono cifre considerevoli. Quando uno prende una decisione del genere, è una decisione sicuramente ponderata. E forse un po' questa Sì. serie di decisioni ha un po' destabilizzato la community. Vedi, infatti, io Sì. l'ho Le visto tu per dire. aziende, cioè Michael Saylor lo sta già facendo. E un'altra cosa che volevo dire Tu c'è relativa la a domanda, un se secondo, una cosa vuoi che coglierla. tipo riguarda le valutazioni anche, se tu hai comunque Bitcoin a casa, per esempio, tipo adesso non so ad oggi, però se si fa un paragone con il valore degli stock di MicroStrategy di Saylor e il valore dei Bitcoin che ha Che Saylor, esatto, possiedono, sì, ho capito dove vuoi cioè, arrivare. in certi casi Bitcoin aveva più valore del valore dell'azienda, capito? No, Ok. attualmente fa ridere perché è Esatto. undervalued. Quindi, capito, magari sì, la finanza, gli investitori tradizionali, questo sì, non lo vogliono considerare perché Bitcoin non è una sicurezza vera per loro. Però, cioè, appunto, per me vedremo sempre più questi casi di aziende che comprano Bitcoin. No, come diceva, qua siamo tutti d'accordo, poi ovviamente c'è questo distacco che stiamo già notando, che abbiamo già notato in questi anni tra la finanza tradizionale che vede Bitcoin come un possibile bene rifugio e chi non lo vede, perché c'è anche da dire che effettivamente Bitcoin non si sta comportando come un bene rifugio.
Cioè, se guardiamo la correlazione tra Bitcoin e l'S&P è in Nasdaq. aumento, o con il Sì, ma Nasdaq, anche anche Nasdaq perché? totalmente. Se ti pensi anche perché? Perché probabilmente, va bene che non è detto, ma sicuramente le aziende del Nasdaq, le aziende americane, holdano Bitcoin. Cioè Tesla lo fa pubblicamente, ok, SpaceX anche, ma quindi quante non lo fanno e quante hanno nel patrimonio come asset i Bitcoin e quindi correlati agli asset fisici che Beh, si tutte le aumentano aziende del Nasdaq devono di valore. E pubblicare i suoi bilanci. aumentava di valore la capitalizzazione dell'azienda perché aumenta di valore Bitcoin o viceversa, e quindi purtroppo sì, siamo arrivati a questo. È per questo che anche gli stock, anche essendo sempre più inflazionati e essendo super collegati con Bitcoin, non sono per me troppo funzionali. Ma c'è anche una forte componente speculativa, c'è stata, anzi, adesso sta un po' andando morente perché. Chi era quello che investiva in meme, stocks oppure in shitcoins adesso non sa come shortare. E quindi qui adesso un po' si ferma il gioco. C'è Warren Buffett che ha fatto la Berkshire Hathaway Summit, o come si chiama? Conference Sì. Shareholders Meeting a New York poco fa, tralasciando il suo commento su Bitcoin da dinosauro. Però ha descritto benissimo il mercato, cioè. E di fatto è stato un gambling in questi ultimi 2 anni dato dalla Fed che non ha fatto altro che stimolare l'economia immettendo denaro. L'aspettativa era che questa cosa funzionasse, i dati reali stanno arrivando che l'economia non ha risposto come doveva e adesso è per questo che si inizia a vedere un po' di crisi. Però avevo detto anche all'inizio, cioè i fondamentali, perché noi parliamo di cripto, sono buoni. O no, io qua passo la parola a Will, che ha analizzato insomma un po' la situazione, o comunque chi altro vuole intervenire. Ma i fondamentali sono buoni? Sì, possiamo dire di sì, però fondamentalmente il solito problema è la correlazione che c'è, che ho appena citato. Difatti abbiamo visto che come avviene un crollo del Nasdaq, come avviene un crollo dei mercati, sussegue un crollo di Bitcoin. Di sicuro gli hodler si stanno facendo sentire, nel senso che non c'è stata una vendita, un sell-off totale, non c'è, quello non è ancora arrivato probabilmente. Probabilmente, però non è detto che non arriverà. Cioè, se i mercati continuano in questa direzione qua, e come molti statisti stanno presumendo, si mira addirittura ad arrivare a un meno 30%, Bitcoin è molto probabile che adesso non voglio, questi non sono consigli finanziari, è solamente a cercare di analizzare in maniera un attimo oggettiva. Se avviene un crollo simile nei mercati, è molto probabile che Bitcoin lo vada a seguire e che scenda, perché no, sotto i 27.000, che è un po' il target che tutti stanno guardando ora come ora. Cos'è che adesso siamo a 32.000, 32.500, la prossima resistenza è a 30.000, e dopo di quella forse c'è una breve, c'è 27.000 che c'è la zona di liquidità dalla quale magari si andrà a pescare un po' di buyers, però guardando il mercato tradizionale, guardando la correlazione che c'è, secondo me è più probabile che si vada ancora più giù. Chi era Ricky che faceva il commento riguardo alle whale che continuavano ad accumulare prima che parlavamo prima della live? Cioè, di fatto ci sono, sapete che insomma adesso c'è nelle metriche si può anche tracciare quei wallet che detengono più di un certo numero di Bitcoin, dai 1000 agli 8000, cos'è, che insomma si possono definire whale e che in base a come si muovono possono anche dare delle indicazioni sul mercato. Metric on chain si chiamano. Ed è una di tante che si possono andare a vedere. E quando io dico che siamo bullish sul fondamentale, cioè di quello si tratta. Però bisogna, appunto, come hai detto te, Will, guardare la correlazione col mercato americano, che purtroppo è stata determinata nell'ultimo periodo. Cioè, a livello fondamentale, abbiamo Bitcoin che può essere visto come una riserva di valore, sta venendo sempre più capito, e il mercato sembrava che stesse anche rispondendo. E chi lo continua a fare, a accumulare quelli che sono i soliti personaggi, whale, chiamale, che non ho fatto già da tanto tempo. Si spera che questa cosa cambi, no? Dell'essere correlato a un mercato che non c'entra nulla, l'S&P, e che quindi questa situazione di gambling finisca. Però ad oggi, cioè, tante alternative non ci sono, bisogna guardare la realtà dei fatti.
E purtroppo è quella che c'è una correlazione che è massimi storici con il Nasdaq. No, E... esatto, il dato, ma hai pienamente ragione, cioè il dato più incoraggiante in tutto questo è sicuramente quello che le whale stanno accumulando, che comunque non hanno venduto, anche i principali come MicroStrategy, non, anzi hanno sempre continuato a comprare. Adesso vediamo anche l'acquisto di Luna, tanto per citarlo di nuovo, ma sì, quello è sicuramente incoraggiante in un'ottica long term. Però paradossalmente, cioè paradossalmente in un'ottica short term non significa niente, perché quelli sono investitori che possono permettersi comunque di andare a detenerli per 10 anni. E non è certo il caso di tutta quella parte speculativa che citavi, che è entrata per accumularle. Adesso sta via pian piano venendo scremata e vedremo quale sarà il bottom, che secondo me comunque sarà maggiore rispetto ai cicli precedenti, perché gli holder, come penso un po' tutti noi, sono aumentati, siamo tutti entrati in questa nuova fase di mercato, o prima, comunque nel 2017 pochi di noi erano dentro, forse Filo te eri dentro nel 2017? No, ecco, cioè, nessuno di noi era dentro, però Ma io penso che anche... indirettamente, che ero minorenne, non potevo. Ha detto anche niente, quello. stavo scherzando, sì. Ma neanche adesso comunque. Cioè, tutto testnet e tutto puramente scopo didattico, ragazzi. Sono pericoloso le cripto. I governi secondo me rimangono le CBDC e le stablecoin. Qui in chat ne approfitto che vedo che c'è anche una domanda su Anchor. Anchor. Cosa ne pensate voi ragazzi di Anchor e dei suoi rendimenti del 20% su una stablecoin, cioè sugli No, USD? ma posso dirti? C'è Hai, giustificato hai... nessuno. Allora, tu hai parlato di egemonia, scusami, hai parlato di governi che iniziano a embrace, quindi a abbracciare e a legalizzare, rendere legal tender BTC. Secondo me non è ora perché devi ragionare che i governi, gli stati contano tantissimo ad avere una sorta di egemonia a livello monetario. Parlando di egemonia, per rispondere all'affermazione di Marchettaro, che un 20% su Anchor sembra una scammata. No, ma cioè no finché hanno le riserve, cioè finché ti pagano e continuano a pagare tutti coloro che depositano, gioco vale la candela. Certo è che c'hai dati alla mano 10 miliardi e mezzo in depositi e 2 miliardi e 2 in borrow. Non è molto Ponzi. Sì. A parte che, guarda. No, scusami, no, ma voglio dire che francamente ti serve un demand che vada perlomeno a pari passo con l'offerta, perché se no capisci che la maggior parte delle persone interessate ai VST sono quelli che poi vanno direttamente su Anchor Protocol come i bot, tac tac tac, che hanno i 3 click e depositano e puntano solo l'API. Non è un'economia sostenibile questa. Hai ragione, guarda Max, mi intrometto perché hai assolutamente ragione. Quello che criticavamo insieme a Will e Filippo l'altra volta, il fatto che c'è un po' questa moda di spostarsi da protocollo a protocollo in base agli API che il protocollo stesso dà. Infatti, una delle possibili motivazioni anche di questo brusco calo di terra può essere stato anche il fatto che è stata lanciata una nuova stablecoin, USDD, dal fondatore di Tron, che se non sbaglio è Justin Sun, no? E insomma, anche questo potrebbe essere stato uno dei motivi principali di questo deprezzamento, no, del deprezzamento, diciamo, del calo del prezzo, perché vediamo che le persone si spostano in base all'API, no? Prima Anchor, tutti su Anchor, vai a rendita su Anchor. Anchor toglie diminuisce insomma l'API, adesso questa nuova stablecoin che vi offre un API del 20%, sai, fa sempre gola all'investitore che viene e vuole portarsi un guadagno a casa. Quindi, secondo me, il sentimento di spostarsi da palo in frasca in base alle preferenze c'è. Cioè, le persone non è che
come magari possiamo essere noi che guardiamo un progetto, leggiamo un white paper, ci appassioniamo, diciamo ok, questo ha senso, questo no, boh, arrivi così, compri, aspetti che di fare un buon, insomma, una buona percentuale, poi esci. Infatti è un po', diciamo, il problema anche che si sta sviluppando all'interno di questo sistema e che viene criticato soprattutto alla DeFi. Sì, dai, è bello il brutto delle DeFi, perché si può sfruttare bene, però allo stesso tempo va a rovinare un po' tutto il concetto che ci sta dietro, e perché no, anche la criptovaluta stessa, esatto. Il governance token stesso. Posso fare portare una riflessione che da quello che vediamo con divisione schermo è leggermente diverso da quello che ho detto prima, semplicemente perché io l'ho preso da quello che mi ricordo di oggi pomeriggio, per farvi capire quanto è cambiato in qualche ora. Fate voi dopo i conti percentuale, la maggior parte della supply di UST che gira su un protocollo solo. Cioè, questa è un po' un'affermazione provocatoria, ma proviamo un attimo a riflettere che cosa comporta una centralizzazione, una concentrazione di liquidità in un protocollo solo. Cioè, abbiamo 18 miliardi e mezzo, di cui praticamente 12, quindi più della metà, sono soltanto su Anchor Protocol. Vorrei un po' far riflettere, ecco. Sì, dici che questo vada a centralizzare tutto l'ecosistema. È un po' sì. Sì. Un po'. Ma leggermente, dai. Perché, per esempio, UST, cioè USDT, ho andato a vedere qualsiasi altra stable, un minimo utilizzato come USDC, per esempio anche su Solana, ecco, vengono bridgiate, bloccate, usate come collaterale, persino DAI è praticamente utilizzata un po' da tutti. L'unico vantaggio che ha Anchor è che c'è un'emissione di liquidità attraverso loro che è altissima, quindi c'è un incentivo. Certo, no, poi perché mettono un 18... Dando il 4% su Anchor, se non mi sbaglio, puoi anche fare una sorta di assicurazione sul tuo investimento. Sulla liquidation? No, guarda, questo non lo sono mai utilizzato. No. Allora, se non mi sbaglio, dovrebbe essere così. E quello è interessante, per proteggere... Sì, per proteggerti l'investimento, comunque c'è la possibilità di fare un collaterale, mettere il 4%. È un premium, alla fine. Esatto. Sì, ok. Però sempre su Anchor. Però ecco, prima mostravano le due linee, la supply e demand, diciamo. E quando torneranno, oppure saliranno in modo parallelo, allora là possiamo vedere un'efficienza. Prima. E lasciano completamente, o si disinteressano, o non guardano più, perché non è più in hype. Aggiungo anche che di spesso il token del protocollo, della blockchain, non ha una buona tokenomics, quindi se funziona bene non vuol dire che acquisisca valore il token. E spesso uno paragona il token alla blockchain senza guardare la tokenomics e si trova un po' in una trappola, no? E quello è un altro grosso problema, cioè come acquisisce valore il token. Ma anche perché tanti token, obiettivamente, questo è un discorso che magari esula da Luna strettamente, però tanti token, un token è semplicemente un mezzo per distribuire gli incentivi all'interno di un protocollo, base, cioè questa è la definizione proprio 101. Tanti token non serve che siano sempre più costosi, perché il loro essere sempre più costosi è disfunzionale al funzionamento del protocollo. Eppure c'è questa narrativa a cui tutti i token, ed è il motivo per il quale secondo me tutti i protocolli fino ad adesso non si sono mai slacciati dal paradigma Bitcoin al primo, è perché sono tutti che provano a fare il giochino della riserva di valore. Cioè, anche tornando al discorso che si faceva sugli APY, alla gente interessa dove si guadagna. Non importa che si guadagni da qua a 10 anni, l'importante è guadagnare per 3 settimane. L'APY al 20%, cioè per 3 settimane, dopo diminuisce e la gente si sposta su qualcos'altro, che è esattamente la stessa cosa che fanno con la maggior parte delle cripto, punto. Quindi il problema è un problema di bear market, ma è un problema di profondissima ignoranza dell'utenza, che pensa di essere più, cioè
ovviamente non parlo di quelli che ascoltano CoinSquare o di noi, io dico in generale, la maggior parte delle persone che hanno comprato Luna è perché l'hanno comprata su crypto.com, perché l'applicazione per scaricarla e farsi un account ci vogliono 10 minuti e quindi, visto che c'erano, ci hanno messo anche 50 euro su Luna, perché è la prima che hanno trovato. E questo è il problema. E quelli non sanno niente e non imparano niente delle cripto se non si informano. Anche perché è strada nerd, cioè le cripto veramente, penso che tanti di noi si siano avvicinati per la speculazione, no? Come adesso abbiamo appena detto, il punto è chi rimane, chi approfondisce, chi il bear lo sfrutta per studiare, cioè, avete capito? Tipo noi siamo strada nerd, il protocollo, voglio chiedere a tutta la gente che è arrivata, siamo degli odre, tutta la gente che invece è arrivata bella cacciata per gli APY oppure perché vedeva l'amico che gli ha consigliato questa cripto che ha fatto To The Moon, Safe Moon, tra l'altro, che si aspettano tutti ancora da To The Moon, ma ne sa che aspetteranno in vano. Cioè, e questa gente poi è quella che sono le weekends, sono quelli che non ne capiscono niente, che perdono i soldi, che grazie a Dio di solito ce ne mettono anche pochi, perché così meglio è. Perciò sì, siamo in bear market pieno, soprattutto a livello di talenti e di voglia di imparare, però va bene così, perché cioè chi rimane sarà quello che poi sfrutterà meglio il prossimo trend, no? Vediamo. Abbiamo un hodler la vita qua.